Nelle scorse puntate Beatrice mi aveva detto che con la stampa 3D avrei dovuto fare qualcosa di un attimino più intelligente e oggi mi sono presentata con una lama celata di Assassin's Creed. Not bad. Wow. Non è per accoltellare Beatrice, le voglio ancora bene, sicuro, promesso, okay. te la contento. Semplicemente perché oltre a lei mi ha detto di fare una cosa intelligente, su TikTok mi hanno chiesto se potevo realizzare una lama celata con la stampante 3D. Bene. Cerca online e trovi pazzi più pazzi di me che ti lasciano pure disegni gratuiti da riutilizzare. Ottimo, ci ottimo. Piace. Prendi un consiglio, mettilo da parte e ti fa la lama celata. Requiescati in pace. Dopo Outer Range, le grandi praterie americane tornano a essere lo scenario per una storia sci-fi su Prime Video. Night Sky, la porta per un mondo alieno. Un antico rituale approda sul nostro tavolo con Mandala, il gioco da tavolo che ripete il ciclo di vita, morte e rinascita. Mentre un anime arrivato da poco su Crunchyroll ci apre le porte verso il mondo della danza. Dance Dance Dancer, un anime che vuole abbattere tutti gli stereotipi di genere. Ritorna anche il nostro angolo oscuro dedicato ai vampiri con un doppio appuntamento. Vampire in the Garden, una serie animata al via su Netflix. E Vampire the Masquerade Swansong, un videogioco di ruolo in cui controlleremo tre vampiri con poteri diversi. Appuntamento anche al cinema con La Fortuna di Nikuko, nelle sale solo per 3 giorni. E allora super pronti con un super episodio di Crossover Universo Nerd. Bentornati alla nuova puntata di Crossover Universo Nerd. Come state? State bene. Allora, bene. Il primo argomento di oggi sono le serie TV, perché abbiamo una prossima uscita il 20 maggio con Night Sky. Quindi questa America rurale che torna dopo Outer Range con il signor Broly. C'è questa... Broly di Dragon Ball. Broly. Proprio quello. Già Broly. No, lo so, mi faceva ridere la cosa. Però te lo ricordi, no? Il signor Cable, per gli amici. E abbiamo sempre questa America con queste praterie che però ha qualcosa di ultraterreno, quindi c'è questa casa con questa porta che conduce in un mondo alieno, esatto, e mi ricorda un pochino Signs, mm-hmm. Che l'avrete visto tutti, certo, il mio preferito tra l'altro di Alieni, che comunque c'è la campagna, bello, tutto così. Col signor M. Night Shyamalan, il regista. Sì, un grande Shyamalan, non ho ancora capito come si pronuncia. Shyamalan. Un po' come ti viene dopo che... Un po' di Shyamalan così. Però è bravo. Però è molto bravo, bello, è molto bravo. E quindi ti viene questa analogia, non male, io pensavo a Scary Movie 3. Lo sapevo. Vabbè, ma a parte che più o meno tutti i film americani, come i giapponesi, sono sui grandi mostri a Tokyo, gli americani sono nelle campagne con gli alieni. Beh, ci sta, ci Beh, sta. Non necessariamente, anche se devo dire che uno dei romanzi più tragici da cui credo che abbiano tirato fuori anche una serie TV sia in produzione è Tommy Knockers di Stephen King. Assolutamente sì. Tommy Knockers era un qualcosa tipo dei mostri che ti mangiavano, una sorta di mondo tutto attorno e ti rimaneva tutto un... Sempre meno. Sì, sì, sempre i biscetti lì, come in L'Acchiappasogni, che hanno fatto anche il film. Volevo con dire esattamente quello io. La scena del bagno, ragazzi. Sì. Mamma mia, quella la scena del bagno. Devo fare visto? Una cultura. Me la faccio vedere la mia mamma quel film lì. Guarda, se, no, se puoi saltarlo, saltalo. Perché, esatto. No, sempre, perché poi, il tempo. No, perché poi non vai più in bagno pensando a cose normali, tranquille. La scena del bagno è... No, la scena del bagno ha traumatizzato l'intera generazione. Scriveteci nei commenti la scena del bagno. Cosa ne avete pensato? La scena del bagno. Cosa ne avete pensato? E quindi diamo questa visione al servizio di Night Sky. Grazie agli amici del Valhalla Pub, ci mettiamo comodi per l'arrivo di una nuova promettente serie sci-fi. Dopo il successo di The Expanse e Star Trek Picard, Prime Video ci riporta tra le stelle. Credo che ci sia un'ultima frontiera ancora da conoscere. Una tranquilla coppia di pensionati, Irene e Franklin York, nasconde un segreto. Una botola in casa li conduce ad una stanza segreta, all'interno della quale c'è un portale verso un altro mondo. Questo è l'incipit di Night Sky, la nuova serie firmata Amazon Studios, in uscita il 20 maggio. Indecisi se rivelare o meno a qualcuno questo piccolo grande segreto, i coniugi York vedono la loro quiete infrangersi in seguito all'arrivo di un misterioso ragazzo bisognoso d'aiuto. Qualcuno è sulle sue tracce e la coppia deve decidere se fidarsi o meno di quello che potrebbe anche essere un pericoloso alieno.
Il suo arrivo destabilizza la loro vita tranquilla. Capiscono subito di avere a che fare con qualcosa di più grande di loro. Malgrado l'apparenza, Night Sky non tratta solo di fantascienza, ma anche di temi esistenziali e di senilità. Si prospetta quindi un'esperienza unica e toccante, e sicuramente troverete i due interpreti all'altezza del compito. Infatti, il volto di Irene è quello di Sissy Spacek, già nota per aver recitato in Carrie lo sguardo di Satana nel 1976. Franklin è interpretato invece da J.K. Simmons, che ben conosciamo. Due attori navigati per una serie che promette di essere una vera sfida. Non ci resta che attendere il 20 maggio per iniziare questo viaggio tra le stelle. Amici, bentornati al gioco da tavolo Time. Questa volta però giocheremo insieme a Beatrice, super nerd e appassionata di manga e di anime. Bea, benvenuta. Grazie mille Jessie, grazie per avermi voluta qui, perché oggi faremo un gioco molto particolare che andrà a toglierci dalle tensioni di ogni giorno. È un gioco che si concentra molto sulla spiritualità ed è Mandala di Asmodee. Ma che cos'è un mandala, ragazzi? È un antico sacro rituale che consisteva nel creare una mappa simbolica del mondo grazie all'utilizzo di sabbia colorata. All'interno dello stesso rituale, poi, questa mappa veniva presa e distrutta lanciandola all'interno di un fiume. In questo modo veniva rappresentato l'eterno cammino di vita, morte e rinascita. Ma passiamo al gioco. La prima cosa che voglio mostrarvi è il tabellone. Ed è morbido. E quindi sapete che mi piace tantissimo. Ed è suddiviso in zone. Abbiamo al centro questo corridoio che rappresenta la montagna e poi abbiamo il fiume. Entrambi i giocatori lo devono utilizzare. Poi abbiamo la zona dedicata alla coppa, dove andremo a riporre le nostre carte sabbia, quelle che abbiamo in mano, che sono di 6 colorazioni diverse, proprio per emulare il rituale antico e che consentirà anche a noi durante la partita di trovare la pace dei sensi. Le azioni che andremo a fare sono 3. Costruire la montagna e pescare, oppure decidere di accrescere il campo e non pescare, o ancora pescare e poi scartare. Ma ora vediamole tutte nel dettaglio. E quindi costruiamo questa montagna, no? Una volta che il nostro mandala sarà completo, reclameremo tutte le carte dalla montagna e le porteremo sia al nostro fiume sia alla nostra coppa. E perché invece decidere di accrescere il campo e non pescare? Beh, perché poi con il proseguire del gioco la persona che avrà il vantaggio sarà colei o colui che ha più carte disposte nella plancia di gioco e quindi potrà pescare per primo dalla montagna. Se invece non potete o non volete giocare a carte, vi basterà scartarle dal vostro mazzo e pescarle dal mazzo di pesca. Ma cosa vuol dire completare un mandala? Vuol dire avere in gioco, nel campo, almeno una carta di ogni colore. Quando giocherete una carta dovrete stare attenti alla regola del colore. Ciascuno dei 6 colori delle carte sabbia potrà essere utilizzato soltanto una volta in una delle 3 zone del mandala. Ma come si conclude questa partita appassionante? Beh, è molto semplice, quando finiscono le carte pesca oppure quando uno dei giocatori aggiunge la 6ª carta al suo fiume. A questo punto chiaramente si andranno a contare i punti e si decreterà il vincitore o la vincitrice. The King of the Queen of Spiritualità. Mandala potrebbe sembrare un gioco tranquillo e spirituale, ma in realtà potrebbe svegliare i vostri peggiori istinti. E quindi riuscirete a diventare zen? Oppure no? Ma prima di scoprirlo, è tempo di un altro momento rilassante, ovvero la lettura. Grazie ad Asmodee possiamo immergerci in atmosfere magiche anche grazie alla letteratura, come ad esempio quella tratta dalla lore dei nostri giochi preferiti. Esatto, magari anche di supereroi, fumetti, serie TV, insomma, veramente chi più ne ha più ne metta. Io ad esempio ho Libertà e Giustizia per Tutti basate sulle storie di Triage e Tempus degli X-Men, che è praticamente la nuova generazione e che chiaramente dovranno combattere il male. Invece io ho Il Varco nel Vuoto, che è tratta dalla lore di Twilight Imperium e tratta di Wormhole, di ciurme coraggiose che si battono per la pace nel mondo. Quindi molto molto interessante, soprattutto per gli appassionati di fantascienza. Temi strong oggi. Temi strong. Fantastico. Abbiamo appena visto il servizio su Mandala e mi si è palesata la scatola tra le mani. È spawnata. E da quanto ho capito è un gioco che farà calmare il mio animo, ma anche l'animo del giocatore con cui sto giocando, giusto? Esatto. Dovrebbe funzionare così. Se poi ti incavoli, insomma. Però non garantisco. Però lo scopo del gioco è calmare. Esatto, esatto.
Che bello, che bello, che bello. Bene, il prossimo argomento di cui parliamo sono gli anime. Oh, abbiamo nuova carne nostri... al fuoco. Ciccia, abbiamo della ciccia. Sono Greta, delle big news. Illuminaci. Allora, su Crunchyroll da qualche settimana è uscito il nuovo anime dedicato alla danza classica. Si intitola Dance Dance Dancer. Ed è un anime che cerca di abbattere per l'appunto il pregiudizio che la danza classica sia solo per le ragazze. Giusto, infatti, giusto, il protagonista di questo anime è un ragazzo che da piccolino si era appassionato di danza classica, ma poi era stato subito, diciamo, gli hanno storpato le ali in quanto pensavano fosse una cosa fin troppo femminile ma per lui. Ma non è praticamente Billy Elliot. Praticamente, è però Billy alla Elliot. Giapponese, quindi okay. Secondo me ci saranno i nostri power up, eccetera, anche perché io lo considero, visto che la danza è uno sport, questo è uno spokon sulla danza. Esatto. Cioè, quanto figo può essere uno spokon sulla danza? Io non me lo voglio perdere molto, nella maniera molto, più assoluta. Molto, mi piace un sacco. C'è anche il rivale figo, vero, biondino, io lo sto seguendo. Storia d'amore interna, ci siamo, molto As interessante. Band material. Bene. Che bene. Bello, tu avevi un crash con Billy Elliot. Io ho sempre fatto Billy Elliot, in realtà ho fatto anche un po' di danza classica, una cosa assurda, lo so. Io ho fatto un po' di danza moderna. Molto, è proprio nel mio stile. Sì, sì. Ci fai un gran piquet. No, ragazzi. Ci fai un gran picchetto. Chiedemi più, basta. Cosa ci fai? Mi ricordo poco. Boh, niente, basta. Niente, non ce lo fa, non ce lo fa. Ho fatto danza moderna, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Infatti, sono seduto, se no ero già a ballare sul tavolo. Con Roberto Bolle. Balle. Bolle. Bolle, sì. No, ragazzi. Vabbè, credo che ormai ci siano veramente poche persone che non hanno fatto danza, però in Giappone è visto. Scusa, hai fatto neanche un po' di danza, Demon Slayer e no danza. Sono scordinata come non so cosa, cioè, eviterei. Ma di è quello danza. Che serve la danza. Ma eviterei lo stesso perché okay. Farei arrendere l'istruttore. Ok, basta che tu non faccia i balli di gruppo, se no diventiamo mortali nel A me piace il reggaeton, però non so se. Beh, vabbè, sì. Abbiamo... Di solito mi disprezzano quando lo dico. Spero che nell'anime non sia presente. Esatto. Ma approfondiamo, è uscito da un bel po' e da quindi qualche settimana. Sì, con, sì. Crunchyroll, giusto? Crunchyroll. Approfondiamo. Dance, dance, dance. Su Crunchyroll è sbarcato da poco un nuovo anime, Dance Dance Dancer. Arrivato al sesto episodio, si pone come spartiacque. Riuscirà Junpei a diventare un ballerino di danza classica? La serie, targata MAPPA, casa di produzione che lavora su molte delle opere più importanti degli ultimi anni, come Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man e Doro, narra le vicende di un ragazzo, Junpei appunto, che ha un talento nascosto, quello per la danza. Il parallelismo va ovviamente subito a Billy Elliot, ma qui troviamo un ragazzo vivace, pieno di amici e passioni, il cui cuore però è rapito dal ballo. Questa passione, nata da bambino, viene smorzata da un lutto improvviso che lo porta a cercare una presunta virilità che non gli appartiene al 100%. Dance Dance Dancer abbatte già dai primi episodi gli stereotipi legati al mondo della danza, ponendosi a metà tra un romance e uno spokon, cioè un anime di genere sportivo, portando sì sullo schermo la grazia del balletto, ma anche il sudore e la fatica che comporta. Interessante la scelta di prediligere un protagonista talentuoso, ma che non si applica, interessato in qualche modo alla propria reputazione e al suo ruolo nella società. La dinamica con la bellissima Miyako, che lo sprona a inseguire il suo sogno, è trattata con estrema delicatezza. Ancora una volta MAPPA crea un caleidoscopio per i nostri occhi grazie alle animazioni fluide e all'eleganza dei movimenti dei ballerini. Il manga da cui è tratto l'anime ha all'attivo già 23 volumi in Giappone, mentre in Italia sono disponibili i primi due volumi editi da J-Pop. L'opera in madrepatria è pubblicata da Shogakukan, destinata a un pubblico giovane prevalentemente maschile. Il termine shonen, cioè ragazzo in giapponese, ne indica proprio il target. L'autrice, Giorgia Sakura, farà a lungo parlare di sé con questa opera. Il ritmo serrato degli episodi vi farà venire voglia di divorarli, anche grazie all'ottimo comparto sonoro, che alterna musica pop a brani classici. Junpei deciderà di continuare la sua avventura? Non sarà facile, perché danzare significa anche rinunciare a tutto il resto. Esattamente come nei migliori shonen, la posta in gioco è tutto o niente. Vedremo se farà appassionare al balletto i giovani, così come tanti spokon in passato hanno fatto.
e da Dance Dance Dancer, quindi dagli anime, al momento dell'ospite. E per la prima volta una ospite che in realtà è sempre stata con noi dalla prima stagione, ma che per la prima volta vediamo qui sul nostro divano. Quindi un benvenuto a Beatrice Elardini, giornalista, appassionata, esperta di cinema, serie TV e che scrive servizi per noi. Quindi Buongiorno. Veramente bellissimo averti qui in carne rossa. E bentornata, perché esatto. Noi ci conosciamo da quando ho iniziato Crossover. Finalmente sì, ti rivedo qui da noi. Che bello, cosa ci porti oggi in questa giornata in cui non ci dai l'articolo, bensì vieni visivamente qui da noi a illustrarci cosa? Allora, intanto vi ringrazio, è stato un piacere anche per me rivedervi, perché effettivamente dopo 2 anni di pandemia rivedere le persone è qualcosa di entusiasmante. Io sono qua per parlarvi di vampiri. Che bello! Che bello! Vampiri è proprio una passione che piace, ho da sempre, insomma, poi insomma, a parte il fatto che insomma, è un argomento che si trasporta dai decenni su decenni, addirittura sono 2 secoli che parliamo di vampiri, insomma, e mi sono chiesta qual è il motivo per cui l'umano è così attratto dal semidivino che alla fine è il vampiro. Perché sono buoni, potete dirlo se inesperato, cioè ora i gusti sono gusti, però insomma. Ma infatti secondo me è una passione che si è evoluta nel tempo, come giustamente diceva la mia omonima Beatrice. Se partiamo dall'inizio, ecco, per avere una risposta a questa domanda bisogna fare un breve excursus. Se partiamo dal, è doveroso parlare del 1915, quando c'è stato il primo film muto che era su una donna vampiro, perché sennò ci dimentichiamo sempre, partiamo dal 22 Barnau, ecco, che c'era Nosferatu. Nosferatu effettivamente è estremamente astratto, una figura etenea, impalpabile, e vive nell'ombra, ovviamente è anche muto, quindi ha un totale distacco dalla figura umana, quindi sia in termini relazionali che poi anche di identità. Però basta già arrivare a Bela Lugosi per dire che questo tratto di malinconia che è squisitamente umano, inizia a vedere già questa identità che si avvicina all'uomo. Il cambiamento, sì. Esatto, e poi arriviamo nel 59 dove abbiamo il vampiro, quello che inizia a essere più efferato, proprio diventa sicuramente più cattivo, ma è anche più passionale. Passionale perché attrae le donne e allo stesso tempo le respinge. È feroce, ma è anche passionale. Non c'è niente di più umano della passione. Poi certo, sì. Se dobbiamo correre velocemente, arriviamo agli anni 90, insomma negli anni 90 abbiamo il capostipite, il Dracula di Coppola. Ecco, lì abbiamo proprio la lirica, il sentimento dell'amore, l'amore che in senso proprio classico, perché c'è l'amore di una figura semidivina che è Dracula per Mina, ed è una persona umana, quindi un amore impossibile, la vera dannazione del vampiro. E subito un anno dopo abbiamo l'intervista con il vampiro, abbiamo la l'apoteosi. Capolavoro! Non so se siete d'accordo, sì. Ma... Sì, assolutamente. Ecco, e lì parliamo sì anche di bellezza, perché lì abbiamo, insomma, la bellezza si spreca. Abbastanza. E lì abbiamo la parte dell'estate dove c'è l'arroganza, anche la tracotanza del suo essere immortale. La feroce. Ibris. Esatto, bravissima, la Ibris greca. E poi abbiamo invece lui che è tormentato, lì è proprio la dannazione, il vampiro che non ce la fa ad essere vampiro e alla fine si riduce a mangiare i topi. Perché lui dice io gli umani non li voglio mangiare per un po'. È un cambiamento drastico, esatto, all'inverosimile. Esatto. La vera antropomorfizzazione del vampiro. E poi l'aspetto secondo me più singolare che difficilmente viene rappresentato è quello di Claudia, cioè si scontra con l'eternità, perché l'eternità di fatto per lei vuol dire non diventare mai donna. Lei è una bambina e resterà bambina in eterno, quindi non potrà mai neanche amare. Sì, perché per lei il tempo passa e quindi comunque ha una sua crescita, una maturazione come tutti l'abbiamo, in età adulta, però solo di testa. Esatto. Lei rimane una bambola per sempre. Una bambola, infatti la sua scena con questi capelli meravigliosi rossi, in cui arriva a un certo punto se li taglia tutti, ma improvvisamente le ricrescono. È terrificante perché veramente ti mostra come in certi contesti l'eternità sia una condanna. Esatto, esattamente. È una condanna. E che poi di fatto vediamo, per se non ricordo male, anche nel film di Hunger, dove alla fine nell'83 praticamente c'è David Bowie con Susan Sarandon, vabbè, a parte un'immagine estetica perfetta, veramente è un'immagine incredibile, e loro di fatto sono condannati all'eternità, ma poi loro si ammaleranno
e quindi nel momento in cui si ammalano rimangono praticamente in eterna agonia, cioè è la peggior condanna, l'uomo spesso a questo non ci pensa. E quindi qual è il punto? Noi siamo amanti dei vampiri perché i vampiri sono dentro di noi. Dentro di noi abbiamo spesso la dannazione di qualcosa che non può cambiare. Abbiamo la disperazione, comunque la passione per l'eternità che non possiamo avere, loro in realtà ce l'hanno, ma poi diventa appunto una condanna. E poi sono anche l'espressione però di quello che non vogliamo raccontare, le passioni più profonde, quelle che non si possono dire. E quindi il vampiro è dentro di noi, io quindi non riesco proprio a dimenticarmeli, io continuo ad amarli. Vero, vero, ed è proprio okay, per sì, questo che ho fatto il cosplay di Lestat appena ho potuto. Che meraviglia! Che bello, che bello. Ma ci sono anche un'altra categoria di vampiri che tu hai saltato, cioè i vampirli, ovvero quelli di Twilight. No, vabbè, stavo facendo Beatrice un discorso di un lirismo assoluto e totale. Ma però, e tu devi scendere negli abissi, questa è la vera dannazione. Però la cinematografia va avanti. È andata avanti e in un certo senso è andata indietro, nel senso che se avevamo raggiunto delle vette meravigliose, siamo crollati nuovamente negli abissi. Mi hai fatto venire in mente una, un po' una follia che stavo per fare quando ero piccola, perché ho sempre amato i vampiri. Farti vampirizzare, andare i in Pennsylvania. Io volevo segarmi i denti. Anch'io, ma io li ho già appuntiti, ho i canini appunti. Volevo farmeli anch'io, ma volevo fare vero, di più. Avresti... Ok. E ero io dico sempre che in un'altra vita ero un vampiro, non volevo prendere rossa, sole. Cioè. E certo. Qua devo dire che siamo tutte abbastanza. Sì, sì, siamo tutte abbastanza. Bianca cadaverica. Esatto. Io 365 giorni all'anno. E per una volta, infatti, non mi sento esclusa. No, da tu sei la più abbronzata. Sì, 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 ma tu non ti preoccupare. Ma la domanda che secondo me molti si stanno facendo in questo momento, vista la tua cultura, la tua passione sull'argomento, tu sei una vampira? Oh, ottima domanda. In effetti sì, nel senso, diciamo che ambisco a essere una vampira, come diceva giustamente la mia omonima, perché insomma vivere un po' nell'ombra, soprattutto attraversare la notte e viverla più che il giorno, è sicuramente una cosa che mi attrae. E anch'io ho, quando ero giovane, fatto un qualcosa di un po' stupido, nel senso durante un Halloween, ovviamente rigorosamente, l'unico giorno dell'anno in cui posso vestirmi da vampira, e perché same, non farlo, same, no? Certo. Stessa cosa, sempre. Quindi l'unico giorno dell'anno in cui ti senti effettivamente te stesso. Sono andata in un locale, sono giustamente vestita da vampiro, ho chiesto al barman, scusi, un bicchiere di sangue, e questo è stato anche pronto nella reazione, perché mi ha portato un bel bicchiere di Bloody Mary. Beh, ci sta, era in tema. Sì. Eh. E lui dice, però io non riuscivo a berlo, e quindi di fatto l'ha fatto una figuraccia, però vabbè, insomma. Perché tu volevi il sangue umano e lui ti ha portato la salsa di pomodoro. Beh, diciamo che la verità è questa. La verità è questa. Sì. Bene, poteva bene. Poteva esserci. Ma visto che Dave ci ha inabissato totalmente il discorso parlando di Twilight, c'è però un media in cui i vampiri sono sempre in auge e soprattutto ci sono dei casi davvero interessanti proprio di analisi del vampirismo. Sto parlando ovviamente del mio amato mondo degli anime, perché dal 16 maggio sarà in onda proprio su Netflix Vampire in the Garden. Io ho visto il trailer, devo dire che non vedo l'ora, perché è molto interessante, parla di questa guerra, il conflitto tra umani e vampiri, che è portato a un livello superiore. Ci sono tanti esempi, anche Castlevania, Trinity Blood, Helsing, e poi avevamo visto The Case Study of Vanitas, ricordo sì, che ne avevate accennato, ci quindi piace. Veramente questa serie in arrivo su Netflix secondo me ci potrebbe rivelare davvero delle belle sorprese, quindi sono abbastanza hypata anche per questo. Che momento vampiri? Hype, che momento, vabbè, momento hype. Bene. Ma invece passiamo dal vampirismo, che ci piace tantissimo, ma sei anche una giornalista, quindi sì, vogliamo sapere anche se hai qualche progetto magari a cui stai lavorando adesso. Sì, diciamo sì, che è una cosa proprio in divenire, però la domanda calza a pennello. Bene. Perché stiamo pensando, io e una mia collega che è anche una mia cara amica, Alessandra, sempre anche lei giornalista. Ok, ciao Alessandra. Arriviamo da, scusate, da questa... nostra esperienza sia personale ma anche dalla pandemia. Di fatto sono 2 anni e non vogliamo parlare di questo, ma c'è stata un'infodemia, cioè un eccesso di informazione, molto spesso non puntuale, ma non solo, si davano informazioni che non erano quelle che le persone volevano sentire. Okay, ok. Quindi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo fare un processo di umanizzazione, tanto per tornare al perfetto, mondo di prima, di umanizzazione dell'informazione. L'obiettivo è quello di fare, di raccontare le storie delle persone per le persone. Cioè sono quelle tipiche storie, magari anche di successi personali, non quelli che per forza rientrano nello standard del mondo omologato,
e quindi un proprio successo personale dove ognuno effettivamente ha un grande vantaggio nella propria vita personale. E mille altre se ne possono trovare e riscontrare. Di solito sono quelle storie che quando tu le racconti agli editori storcono il naso. Ma poi alla fine hanno un successo enorme. Però sono enorme. Quelle che hanno successo perché ti coinvolgono Brava. Anche di più. Cioè, esatto. Alla fine, anche perché ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno perché alla fine, anche quando tu vai a raccontare, per dire, la mia collega si occupa di imprese, lei dice basta raccontare sempre numeri, obiettivi, sì. Ti stanchi. Cioè ti stanchi, a un certo punto sì. Sono tutti uguali, basta. E invece lei vorrebbe affrontare questo argomento da dentro, quindi dalle Bello, persone. Bello, mi piace, più emozionale. Esatto, esatto, emozionale, perché è un qualcosa che ormai stiamo andando perdendo su tutti bellissimo, i fronti. Bellissimo, bellissimo questo progetto qua. Ecco, noi ovviamente ci stiamo provando, sarà sotto forma di podcast per iniziare. Bellissimo. Vabbè, vanno esatto, un sacco. Qualcosa di attuale, che è fruibile, molto, in maniera molto semplice. E vedremo come andrà. Ovviamente se qualcuno interessa e vuole sponsorizzarci, noi siamo qui a dirlo. Ovvio. Avete già il titolo pronto? No, bravissima, ci dobbiamo, è talmente proprio embrionale che dobbiamo riflettere anche sul titolo, perché come sappiamo bene ogni parola deve essere calibrata, sì. Per arrivare a segno ed essere sempre a focus. Però insomma, come dicevi tu giustamente, l'obiettivo principale è quello di raccontare alle persone, storie di persone con emozioni, quindi è umanizzarle. Più bello, sì. Ecco, speriamo che arrivi almeno alla massa che poi è quella che vuole cambiare proprio. Sono tantissime ormai le persone che dicono non seguo neanche più i giornali, non ascolto più nulla, perché è tutto standardizzato, cioè, e quindi non ci ritrovano quello che vorrebbero leggere. Quindi noi ci vogliamo provare. Noi siamo qui a supportarti. Grazie. Che siamo tutti d'accordo. I primi fan. Assolutamente sì. Tantissimo, davvero. Assolutamente davvero. Sì. Chissà che ne riparleremo, insomma, speriamo con esiti volentieri, positivi. Dai, volentieri. Dai, va bene. Beatrice, grazie mille. Grazie. Fantastica. Ma noi restiamo ancora a parlare di vampiri, perché esce il 19 maggio un videogioco proprio a tema dei vampiri, Vampire the Masquerade Swansong, un gioco di ruolo per PC e console. Vediamo! Sono passati ben 22 anni dall'originale e tuttora fantastico Vampire the Masquerade Redemption e dalla epopea gotico-amorosa vissuta dal crociato Christoph Romuald. Ora Big Bad Wolf, il team di sviluppo dietro al titolo, sta per farci tornare nel misterioso e cupo mondo della saga con Vampire the Masquerade Swansong. In questo mondo i vampiri vivono segretamente tra gli umani e rispettano una legge chiamata Masquerade, ovvero il non rivelare mai e poi mai la loro vera natura ai mortali. La pena per chi infrange questa regola è spesso la morte. Nell'attuale tradizione del gioco, i vampiri vengono braccati dalla Seconda Inquisizione, una potente agenzia umana che ha scoperto il loro segreto e sta tentando di cancellarli dalla faccia della Terra. Swansong è ambientato nella città di Boston, attualmente sotto il controllo della fazione vampiresca conosciuta come Camarilla, i cui membri applicano rigorosamente la Masquerade. Il principe Abel Iverson, il sovrano di Boston, chiede a tre fedeli alleati di indagare sugli attacchi alla Camarilla in città. Sostenere la Masquerade è la cosa più importante che un vampiro possa fare in presenza di mortali. Il problema è che ovviamente il sangue dei vivi è anche la principale fonte di cibo per un vampiro e l'uso delle discipline o abilità per uscire da una situazione difficile non fa che ostacolare il loro funzionamento. In Swansong, il giocatore può portare i mortali in zone sicure, designate apposta per nutrirsi di loro. C'è un rischio in questo, tuttavia, poiché il giocatore deve tenere premuto un pulsante mentre si nutre, per determinare per quanto tempo desidera bere, e uccidere un mortale bevendo troppo sangue ha gravi ripercussioni. Da sempre la saga, seppur incentrata sulla storia e lo sviluppo del personaggio, possiede anche momenti di azione e combattimento, poiché lo spargimento di sangue è una potenziale opzione per risolvere una situazione spinosa. Swansong fonde questi elementi insieme meglio delle visual novel o dei precedenti giochi della serie, poiché non si focalizza troppo in una direzione. Il gioco ha una grande miscela di dialoghi, enigmi e una storia dal ritmo acceso, ma sempre con gli elementi dei giochi di ruolo ben presenti e centrali, così da consentire al giocatore di usare i propri doni soprannaturali per coprire i vari passi falsi e le scelte azzardate, seppur a costo della propria umanità. Tanta carne al fuoco, dunque, per un titolo che si prospetta imperdibile per tutti i fan degli RPG a tinte forti. Non dimenticate i paletti di legno.
Non dimenticate l'appuntamento di mercoledì alle 16 su Twitch con GameStop TV, in cui Kobe e Kafkania vi terranno compagnia per 2 ore per parlare proprio di horror e trash tra cinema e videogiochi. Ma il divertimento non finisce qui. Solo da GameStop fino al 31 maggio puoi prenotare 2 copie del nuovo Mario Strikers Battle League Football al prezzo speciale di 99,98 euro, per poi divertirti in multiplayer con i tuoi amici dal 10 giugno. Ah, il nostro amore per i vampiri trascende proprio l'universo. Sì. Però passiamo da un tipo di schermo a un altro, perché io vi ricordo gli appuntamenti al cinema. Il primo di cui ovviamente ci tengo a parlare è La Fortuna di Nico, come l'abbiamo accennato prima. Passiamo proprio da un mondo fantasy, gore, dark, a invece un universo molto più colorato. Oh, pucciosino. Pucciosino, sì, sì, sì. E parla tra l'altro di una storia molto più vicina alla nostra realtà, uno slice of life, credo sarà, che parla di una madre e di una figlia, una di 11, l'altra di 38 anni, che si trovano a fronteggiare 2 caratteri diversi in un contesto piuttosto particolare. Il regista è Ayumu Watanabe, l'abbiamo già visto nei Figli del Mare, è un regista molto competente, quindi spero proprio che il prodotto sarà propositivi all'altezza. A questa novità. Ma posso chiederti una cosa? Certo. Come mai i film anime al cinema restano sempre solo tipo 3 giorni in settimana? Perché... lì ne parlavamo, cioè, esatto la nicchia deve crescere ancora esatto, un po', per quello tendenzialmente il costo della pellicola per il cinema comunque è molto alto, quindi devono essere sicuri che ci sia abbastanza gente che vada al cinema, soprattutto in questo periodo, perché un film come Belle per esempio, nonostante fosse anche solo a livello di trailer eccetera un capolavoro, non è stato così tanto visto, quindi dobbiamo ampliare la nicchia, spammare di più, fate gli spam, insomma gli anime non sono ancora così mainstream e si vuole evitare di fare dei grossi flop come Alex l'Ariete o troppo belli, altrimenti ci arrabbiamo, esattamente cose di questo tipo. Benissimo ragazzi, siamo in chiusura, ma prima di passare al momento Panini abbiamo un messaggio da parte della Cri che ci farà vedere i momenti più emozionanti dell'intero tour, che come sappiamo è appena giunto alla conclusione, e quindi da settimana prossima tornerà qui con noi. Molto bene. Yes. Quindi per ora vai col videomessaggio. Cari amici di Crossover Universo Nerd, sono tornata in Italia, ho ritoccato il suolo italico e che dire, spero che vi siano piaciute le mie avventure, perché è stata un'esperienza incredibile, questa ripartenza è stata magica, sono piena di energie da condividere ovviamente anche quelle con voi e con i ragazzi di Crossover. Tanto insomma avete visto un po' di posti visitati, la tomba di Bruce e Brandon Lee, il muro di Cicche delizioso. Ci sono ancora molte cose che vorrei farvi vedere che per il momento sono nascoste nel mio telefono, ma usciranno prestissimo per voi. Per esempio, quando siamo andati e dove è stato compiuto l'omicidio di Kennedy. Sì, la via dove è stato assassinato Kennedy, appunto Elm Street, è in realtà ispirato anche il titolo del film di Wes Craven, Nightmare on Elm Street. Che chicche che vi regaliamo, mamma mia! Poi vi faccio vedere qualcosa di completamente diverso, per esempio quelle ciambelle incredibili che non potevano mancare sul nostro tour bus. Siamo ripassati per la famosissima Route 66, ci sono esplose 3 ruote del tour bus, ve le raccomando. E poi non sapevo di avere sul tour bus un esperto di case antiche. Vediamo. Questa era nel 1843, è stata costruita ed era l'ufficio postale di Dallas. Ma pensa! L'ufficio postale di Dallas. Non avevano troppe cose da spedire. Beh ragazzi, che dire, per ora questo tour si è concluso qui. Ovviamente nei prossimi tour vi farò vedere altre cose, ma per il momento accontentatevi, perché l'ho fatto col cuore, ho voluto condividere il mio viaggio insieme a voi e ai ragazzi di Crossover Universo Nerd. Ma state sintonizzati, perché siamo prontissimi per portarvi nuove avventure. Ciao! Ciao Cri, ci vediamo presto ed è arrivato adesso il momento dei consigli per la lettura. Dai, delle nuove uscite di Panini. Qui abbiamo di Kia Samiglia, quindi un manga, attenzione, Batman il figlio dei sogni, quindi abbiamo un'edizione manga, infatti si legge al contrario, ovviamente, con un Michael Keaton, perché alla fine raffigura un Michael Keaton, anche se poi non è lui il protagonista di questa serie. Il modello dietro era Michael Keaton. Esatto, e praticamente questo manga, su licenza ovviamente della DC Comics, in cui abbiamo questa Gotham City che è invasa da questa droga che trasforma i sogni in realtà. Bello! E c'è questa, diciamo, queste tavole, ovviamente in bianco e nero perché è un manga, in cui c'è questa ambientazione
questo stile manga, fusion, DC, sì, Batman, strano, molto strano e interessante, quindi ve lo consiglio. Sì. Interessante DC per manga, no? Particolare. Molto. Però io vi devo svelare il motivo per cui ho una lama celata dall'inizio della puntata. Per vendicarsi. E il motivo è perché io vi presento nella realtà dei fatti il manga di Assassin's Creed Dynasty. Ed è un'assoluta novità perché Assassin's Creed credo che noi tutti, per una volta pure io, penso anche te, ok? Sì, sì, per una volta. Ah, però per una volta ci abbiamo giocato. Ezio esatto. Auditore, nomi a caso. Sì. Ed, ed è una prima volta in cui Assassin's Creed non è fatto da un videogioco ma arriva in versione cartacea e la storia questa volta è ambientata in Cina. Bello. Bello, bello però il fatto che stiano creando questi crossover tra media, no? Nel DC e poi Assassin's Creed. Figo. Poi vedendo anche il seguito che hanno normalmente i videogiochi di Assassin's Creed, farci un libro, ma allo stesso modo quelli di Batman, comunque dovrebbe portare lo stesso al successo. Certo. Speriamo, speriamo. Bene, a questo punto non ci rimane che ricordare le date dei prossimi appuntamenti. Esatto, quindi 20, 21, 22 con il Modena Play. Io però non ci sarò, no, ragazzi. Perché non hai il dono dell'ubiquità. E quindi sarai a Trapani. Non sai ancora sdoppiarti in due, no? Esatto. Beh, però anche Trapani, insomma, credo sia... Trapani Comics è bellissimo. E anche lì si mangia bene. Sì, molto. Assolutamente, molto. Confermiamo che nei Trapani Comics stesse date a questo punto. Esatto, però voi, mi raccomando, mandatemi i video. Non ti preoccupare. Come la Cri, ovviamente. Assolutamente. E poi diamo ovviamente l'appuntamento settimana prossima per il prossimo nuovo episodio di Crossover Universo Nerd, il programma che dà voce alle vostre passioni. Bello. Bene, quindi sarà un po' di un po' qui. Sì, 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 s